punto d'impatto tra due mondi sconosciuti si chiama relazione. Cambiano la storia dell'uomo, ma esistono quelle in grado di cambiare la storia del mondo. Un cuore pompa sangue incessantemente, ma è la diramazione delle vene a portarlo in tutto il corpo. Se Gesù stesso ha desiderato una relazione con l'uomo, come possiamo pensare di poter vivere da soli? Fili che si intersecano e creano legami solidi. Costruiscono ponti in grado di unire universi paralleli, espandendosi e crescendo senza limiti. Incontri, connessioni, link, rapporti. Una rete di strade che ci fanno arrivare dall'altra parte. Il simbolo perfetto della relazione verticale tra Dio e l'uomo e orizzontale tra uno e l'altro. La croce ha cambiato la nostra storia. È tempo di unirci per cambiare la storia del mondo. Link, l'anno delle relazioni che cambieranno la storia. Allora, veniamo alla parola di Dio. Oggi è il giorno mondiale del pentimento. Tutte le chiese del GKPN, Global Kingdom Network, e molte chiese che sono partner stanno oggi dedicando tutta la giornata al pentimento. E quindi noi abbiamo, per quanto riguarda Milano e tutta l'Italia, di tutte le chiese Sabaoth, noi abbiamo il digiuno dalle 8 alle 8, anche nelle altre nazioni dove noi siamo presenti è dalle 8 alle 8, infatti io farò delle dirette qua e lì nelle altre nazioni per poter finire questo digiuno insieme. Quindi oggi alle ore 20 noi finiremo insieme. Cosa sta succedendo? Dalle 8 di questa mattina varie chiese stanno pregando insieme per un'ora. Come stanno pregando insieme? Tutto via Skype, tutto via Zoom, dipende che modalità avete scelto, e insieme la chiesa intera o in live, diversi live, se la chiesa ha deciso così, stanno pregando nello stesso orario e copriamo questa fascia intera di 12 ore. Proprio chiedendo perdono a Dio, umiliandoci davanti a Dio. E oggi noi parleremo di questo: la potenza del pentimento e la restaurazione. Ho aggiunto perché c'è anche la restaurazione che viene del pentimento. Oggi parleremo un pochino di cosa sia pentirsi e come è il pentimento che piace a Dio e come Dio vuole che sia i nostri cuori. E questo è un momento importante, perché io credo che Dio stia anche un po' purificando la sua chiesa. Poche persone stanno vedendo questo momento come un momento anche di purificazione per la chiesa di Gesù, ma io credo che Dio stia usando anche, no, permettendo che in questo periodo difficile la sua chiesa sia a casa in tutto il mondo e impari a stare alla sua presenza, e sta chiamando la chiesa a tornare a lui. Ci sta solo dando un'idea di quello che potrebbe essere la fine dei tempi. Abbiamo studiato questa settimana scorsa che non siamo ancora proprio dentro l'Apocalisse, ma ci sono dei segni, e immaginate, quello che dice la Bibbia è molto peggio quello che c'è dopo. Non è che voglio mettere paura alla gente, oddio, cioè, però immaginati, noi forse quando leggiamo l'Apocalisse diciamo ma sì, ma dai. Ma la verità è che stiamo vivendo qualcosa che avete capito che in un minuto, credo siano da 20 giorni, da un mese che l'Italia sta vivendo questo, e c'è una tragedia. Solo nella Seconda Guerra Mondiale, sentivo ieri parlare il Presidente del Consiglio, solo nella Seconda Guerra Mondiale noi abbiamo vissuto qualcosa di così devastante nella nostra nazione, e vanno anche il nostro affetto e le nostre preghiere per tutte le famiglie che stanno lottando e combattendo. E alla fine di questo gospel noi pregheremo anche per alcuni nostri amici, per i nostri missionari che sono in Albania. 3 dei nostri 4 missionari sono stati contagiati, ma la buona notizia è che hanno già incominciato a somministrare quella medicina per la malaria, loro iniziano già a stare meglio. Abbiamo anche Pietro Bonvissuto, un nostro ragazzo del servizio d'ordine, che ha contratto il virus, ma ieri ho pregato con lui al telefono e questa mattina ho saputo che la febbre non c'è più.
e Dio sta facendo già dei miracoli, forse lo manderanno a casa durante la settimana. Noi dobbiamo credere che questo è un periodo dove Dio manifesta la sua gloria. Allora, in mezzo, qualcuno ha detto, in mezzo al buio non continuare a parlare male del buio, essere nel buio, ma accendi una luce. Quindi noi dobbiamo essere quelle persone che accendono la luce in questo momento. È ovvio che se tu riempi la tua mente, il tuo cuore, le tue orecchie solo di notizie cattive, tu avrai, sarai pieno solo di notizie cattive, di tenebre, di paure, di terrore. È il momento di riempire il proprio cuore di fede, è il momento di guardare la parola di Dio, è il momento di cercare Dio che magari per molte volte ha bussato nel cuore tuo, della tua famiglia o di te che mi stai ascoltando e non hai aperto il cuore e hai scoperto che hai passato tutta la vita a comprare cose, una casa al mare, una di là, una di qua, per fare cose e la vita è un soffio e non è nelle nostre mani. Quindi torniamo a Dio, torniamo alla nostra casa, torniamo alla nostra famiglia, stiamo insieme. Io credo che Gesù stia proprio parlando alle nostre coscienze, purificando i nostri cuori e soprattutto facendoci comprendere, soprattutto nel nord Italia, cos'è che conta. C'è gente che ha abbandonato famiglia, Dio e tutto il resto solo per vivere, per guadagnare i soldi. Adesso tutti quelli che hai guadagnato, magari molti, li hai già pure persi. Quindi è il momento per rivedere tutte le nostre priorità. Abbiamo tolto Dio dalle nostre scuole, abbiamo tolto Dio da ogni parte, dalla politica, dalla vita sociale. Non c'è, però la verità è che noi ci troveremo con Lui e Lui sta mandando un grido in questo momento. Io penso che la parte buona di tutto questo è vedere quali sono le cose importanti, quali sono le nostre priorità e tornare a Dio con tutto il cuore, perché ciò è quello che conta. Quando ci presenteremo davanti a Lui, come potete vedere, con tante persone che non ci sono più, non hanno potuto neanche vedere la propria famiglia. Tu porti solo quello che hai costruito nel tempo e puoi portare solo la tua fede e anche quello che tu hai fatto come risultato della tua fede, cioè le tue buone opere. Quindi oggi incomincia questo giorno, io parlerò di pentimento, di restaurazione e durante la settimana sarà la settimana delle buone opere. Quindi in questa settimana farai solo cose buone alle persone, parlerai solo bene, ti loderai, loderai tutta la settimana. È un digiuno di lamento questa settimana. Settimana delle buone opere, non ci si può lamentare di niente, ci si può solo ringraziare Dio per tutto quello che abbiamo e ad ogni persona che tu vedrai nella tua lista, eccetera, farai una buona opera, manderai un messaggio, manderai un'offerta, manderai un regalo, non so quello che farai, ma farai qualcosa per loro, ok? Il digiuno in teoria è un digiuno di senza mangiare, senza bere fino alle 8, logicamente dipende dai vostri, se prendete medicine o meno. Io per esempio qua ho un pochino di acqua perché parlando a volte tipo mancare la saliva, eccetera, quindi se hai bisogno proprio, bevi, se no berremo alle 8 insieme con la diretta. Andiamo alla parola di Dio, siete pronti? Allora, apriamo la nostra Bibbia in 2 Samuele, capitolo 11, 2 Samuele 11. Io vi racconterò, non leggerò tutto, ma vi racconterò un po' questa storia che molti conoscono. Dal verso 1 dice così: l'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente, con tutto Israele, a devastare il paese dei figli di Ammon ed assediare Raba, ma Davide rimase a Gerusalemme. Allora, voglio solo ricordarvi, c'era un tempo dove tutti i re andavano in guerra ed erano i re che dovevano fronteggiare gli altri re, essere lì in prima linea con il suo esercito. Era un momento dove il re fortificava l'esercito e dove il re ricordava il popolo che lui era il re, quindi che era con loro. E proprio quando il re dovevano andare in guerra, Davide, primo errore, Davide decide di essere a casa. Quindi in quel momento Davide è semplicemente fuori dalla volontà di Dio, perché la volontà di Dio era che tutti potessero andare in guerra. Allora, vediamo che cosa succede. Succede che una sera Davide si alza dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza e vede una donna che faceva il bagno. Dicono,
Gli uomini amano guardare, le donne amano farsi guardare. Ecco, la fame e la voglia di mangiare si sono trovate. Perché lui poteva anche girarsi e lei poteva anche non fare il bagno proprio nella terrazza, ok? Quindi, comunque, succede che lui vede questa donna e fa in modo che vadano a prendere quella donna. Allora, è ovvio che quando il re ti faceva venire a prendere, tu non potevi dire di no. È come per i presidenti degli Stati Uniti, non so se sapete, ma quando il presidente degli Stati Uniti ha un appuntamento con te, ti invita a colazione, tu non puoi dire di no, perché è il presidente degli Stati Uniti che ti sta invitando. Al di là dell'educazione non si può, proprio contro l'etichetta americana, non so, nelle altre nazioni, ma penso sia più o meno uguale. Allora, lei viene, lui dice chi è? Chi è? Figlia di Eliam. E lui dice ok, lui sapeva anche da quale famiglia era. E che cosa fa? Praticamente fa venire questa donna, sta con lei, tanto sapeva che suo marito era in guerra, e lei dopo qualche giorno gli fa sapere che è incinta. Ovviamente il marito essendo in guerra, la matematica è, il marito torna e dice come fai ad essere incinta. Allora lui cosa dice? Devo trovare un modo per coprire il mio peccato. Molte volte quando una persona sbaglia, lei non vuole che nessuno sappia, quindi inizia a tappare i buchi, quasi come se nessuno verrà a sapere, non c'è problema perché non vengo scoperto e questa cosa passa. Fa chiamare il marito di Bathsheba o Barceba e fa chiamare il marito dalla guerra e digli no, guarda, vieni di qua, riposati, e lo manda a casa sua pensando lui dorme con la moglie, lei rimane incinta. Tranquillo, lui penserà che è stato quella sera. Invece lui dorme fuori dalla porta di casa dicendo assolutamente no. E il re dice ma come mai? Sei stanco e non sei andato a dormire a casa? Ha visto che lui era lì sulla porta perché si vedeva la moglie, quindi probabilmente poteva vedere che la loro casa era lì. E lui ha detto non sia mai mio signore, tutto l'esercito è lì, l'arca del Signore dorme sotto una tenda. Io non entro per avere piacere con mia moglie, non sia mai, io non farò mai una cosa del genere. I miei stanno soffrendo, i miei sono in guerra e io farei una cosa così, cioè guarda il cuore di quest'uomo, non voglio il piacere mentre i miei sono in guerra. Mentre Davide stava facendo esattamente questo, stava avendo piacere mentre i suoi stavano rischiando la vita per lui e per il regno di Israele e per il Dio di Israele. Allora lui dice no dai, rimani ancora un giorno, fai in modo che lui beva tanto, lo fa ubriacare pensando da ubriaco non si ricorderà di questa cosa che c'è la guerra e dormirà con la moglie. Ma lui pur ubriaco, il suo buon senso ha fatto sì che dormisse fuori e non ha dormito ancora con la moglie. Allora Davide cerca di rattoppare ancora e dice guarda porta questa lettera a Joab che era il capo dell'esercito di Davide. Quando non c'era Davide c'era lui che rappresentava il popolo eccetera. Allora lui porta dentro la sua borsa la lettera contro lui stesso, dove dice a Joab guarda metti Uria nel fronte così che muoia. Quindi lui va tutto felice dicendo una lettera del re per te, la lettera della sua sentenza di morte che lui ovviamente non ha aperto. Cosa fa Joab? Joab fa esattamente questo e dice ok, allora io farò come ha detto il re, lo metti nel fronte, è quasi sicuro che chi è nella primissima linea è quello che prendi, insomma è molto facile che muoia. E allora succede che lui muore e Joab va, poi manda a dire al re, perché non solo lui muore, loro si sono avvicinati così tanto al nemico per metterlo anche di fronte, perché Davide voleva che morisse, che finisce che il popolo di Israele perde la guerra. Quella battaglia, non la guerra, ma quella battaglia. E Joab manda una lettera dicendo il re si arrabbierà tantissimo perché ci siamo avvicinati troppo alla città. Però digli che è morto Uria e che niente, abbiamo perso questa battaglia. Chissà quanto si arrabbierà il re, ci dirà non dovevate avvicinarvi così tanto, non è sbagliato. Joab cosa fa? Il re legge e invece di essere arrabbiato come in genere conoscevano Davide, Joab lo conosceva da sempre, è stato carino, no figurati, sai queste sono cose che succedono se uno va in guerra e muore. Quando una persona ha uno sbaglio, quando una persona sta peccando, lei tende a coprire il peccato dell'altro. Per esempio, quando tu parli di pornografia con una persona e dici wow, quella persona insomma è caduta nella pornografia, ha tradito la moglie o il marito, se una persona fa la stessa cosa,
tende a fare due cose. La prima tende a dire, no, vabbè, tanto sono cose che capita, siamo umani. Oppure si arrabbia che gli altri stanno prendendo in giro, dicendo qualcosa di questa persona. È quasi sicuro, vi dico da pastore, al 100 su 100, quella persona ha lo stesso problema. Perché? Perché quando noi abbiamo un problema tendiamo ad essere misericordiosi. Quindi se tu sei una persona che ti svegli sempre tardi, arrivi sempre in ritardo, quando qualcuno dice vabbè però Giovanni è sempre in ritardo, tu dirai sono cose che capitano. Noi non sappiamo, insomma troverai una scusa, ma sarai di buon umore, non sarai arrabbiato anche tu perché Giovanni non arriva puntuale, perché tu stai proteggendo te stesso. In quel momento Davide stava proteggendo se stesso. È ovvio che quando noi non siamo coinvolti con quel peccato, noi diciamo, cavolo, mi dispiace, non doveva proprio fare una roba del genere. È certo che non va bene questa cosa. Quando siamo un po' troppo condiscendenti, quasi sempre stiamo proteggendo noi. In questo caso noi vediamo Davide che dice, hanno detto, guarda Davide, abbiamo perso, sono morte delle persone, Uria è morto. Ragazzi, sono cose che capitano. Voi sapete, no, uno va là davanti e finisce per morire. Cosa ti posso dire? E quindi lui ha pensato che andava tutto benone. Sono riuscita a coprire. La Bibbia dice che appena ha saputo che era morto il marito, Bathsheba fa lutto, piange, perché lei ovviamente amava suo marito. Sta male. E poi Davide la chiama perché venga a casa sua, la sposa, e loro poi hanno praticamente questo bambino. Ma che cosa succede in tutto questo? Se tu guardi con me, vedrai che, insomma, Davide comunque, in tutta la sua tragedia, nel Salmo 51 poi lui chiederà perdono a Dio. Ma noi sappiamo che lui stava male, perché quando tu fai qualcosa puoi nascondere da tutti, ma il tuo cuore non accetta questa cosa, soprattutto se sei credente, hai lo Spirito Santo che inizia a parlare, si chiama la voce della coscienza, che inizia a torturarti dicendo sì, però hai fatto questo, c'è qualcosa che non funziona. Quindi è vero che era tutto coperto a meraviglie, però si è dimenticato di una cosa, che anche se nessuno vede, perché nessuno sapeva, cioè agli occhi della gente era, vabbè, morto il marito di quella signora, lei ha fatto il lutto, guarda che carino, Davide addirittura l'ha sposata, cioè il massimo. Eppure Dio ha sempre un occhio su di noi, ricordiamoci che gli occhi di Dio, dice la parola di Dio, sono dappertutto. Addirittura il Salmo 139 dice, dovunque io vado, se salgo in alto sei lì, se vado giù sei lì, se mi nascondo sei lì, come farò a fuggire dalla tua presenza? Noi a volte ci dimentichiamo che c'è la presenza di Dio, possiamo fuggire da tutti, fare bella figura a tutti, vivere anche una vita ipocrita, puoi venire in chiesa, puoi pregare, puoi piangere, puoi dire a tutti che leggi 100 libri, che leggi la Bibbia, ma tu puoi vivere nello stesso modo una vita ipocrita. Però ricordati che Dio è lì nel tuo letto, in casa tua, lui conosce il tuo cuore, i tuoi pensieri e vedi dove nessuno vede. Allora Dio cosa fa? Nel capitolo 11 di Seconda Samuele, lui manderà il profeta Natan. Il profeta Natan, che era il profeta che profetizzava all'epoca di Davide, va da lui e dice, Davide, ti voglio parlare. Ebbene, Davide dice, ok, parliamo, vediamo. E il profeta Natan gli dice, guarda, ti voglio raccontare una storia, c'è un caso qua. C'era un uomo che aveva tutto, cavalli, buoi, pecore, tutto. Invece lui ha voluto fare feste e ha preso l'unica agnellina che aveva il suo vicino, che era povero. Loro avevano allevato questa agnellina a casa, bevevano il suo latte, insomma era l'unico animaletto che avevano per sopravvivere. Davide si arrabbia così tanto, ma così tanto. La Bibbia dice che lui era super arrabbiato e lui dice, voglio che quest'uomo muoia, deve essere messo a morte. Poi dice, non solo, devi pagare
quattro volte quello che ha fatto a quell'uomo povero. Quattro volte parla della maledizione che va fino alla terza e quarta generazione. Se vedrai la famiglia di Davide, c'è sempre stato adulterio nella vita dei suoi figli e delle sue generazioni. Ha detto devi pagare almeno quattro volte. Non c'era Gesù all'epoca, c'era solo la maledizione. Che cosa succede? Che Nathan lo guarda e gli dice, caro Davide, quell'uomo sei tu. Il Signore ti ha liberato dalle mani di Saul. Il Signore è stato con te in tutto. Il Signore ti ha benedetto e tu hai fatto morire Uria, tu Davide. E la Bibbia dice che è tipo, gli dice tu, come se gli mettesse il dito in faccia, proprio come un profeta dell'Antico Testamento, però tu stai sbagliando. E ha messo il dito così come oggi voglio mettere lì a qualcuno che mi sta vedendo, però tu hai fatto tutto questo di nascosto e a Dio non è affatto piaciuto. Dio ha visto il cuore di quell'uomo e Dio ha visto che assurda cosa che avevi fatto. Guardate come lui era accecato, perché raccontando quella storia uno potrebbe anche arrivarci, il profeta invece proprio era convinto che andasse tutto bene, e lì lui entra in una disperazione assurda, e questa disperazione assurda lui la dimostrerà, lo leggeremo insieme, dove? Nel Salmo 51. E quindi voglio vedere qua con voi alcuni punti di come è stato il pentimento di Davide. Perché Davide? Perché la Bibbia dice che Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Vedete, ci sono dei personaggi nella Bibbia che hanno sbagliato anche meno di Davide, ma il secondo il cuore di Dio è perché a Dio non interessa quanto tu sbagli, a Dio interessa che cosa fai quando sbagli. Ed è questo il cuore di Davide. Che cosa ha fatto quando ha sbagliato? E noi vedremo che cosa ha fatto e che cosa non ha fatto per imparare com'è che noi oggi insieme, come nazione, ci pentiremo davanti a Dio e anche come persone. Oggi è il giorno di mettere a posto la tua vita con Dio. Se tu sei credente e stai vivendo lontano da Dio, o vivi una vita fuori dalla volontà di Dio, o hai delle relazioni fuori dalla volontà di Dio, o fai cose che sai che non è nella volontà di Dio, oggi è il giorno di aggiustare il tuo cuore. E in Cristo Gesù noi sappiamo che possiamo essere perdonati di tutto, ma oggi è il giorno di mettere a posto le cose. Oggi è il giorno di dire a Dio basta convivenze, adulteri e qualsiasi altra cosa. Non possiamo fare le due cose, o serviamo a Dio o non serviamo a Dio. Amen. E quando siamo fuori dalla volontà di Dio, tutto fuori può essere bello, ma noi sappiamo qui che c'è qualcosa che non va. E quindi oggi, se sei credente, vivi una vita fuori dalla volontà di Dio. Davide era credente. È il giorno di aggiustarla e vediamo come riparare questo. Se invece non sei credente, sei lì vicino alla tua famiglia o ti hanno un tuo amico, una tua amica ti ha fatto sentire questa predica, oggi è il giorno di dire a Dio, voglio chiederti perdono per il mio peccato, di aver vissuto lontano da te e voglio tornare a casa. E voglio tornare oggi alla tua casa, oh Padre. Voglio invitare Gesù a entrare nel mio cuore e credere che su una croce lui è morto e si è indossato le mie colpe, perché io potessi vivere per Dio. Amen. Cioè, in questo tempo basta di essere credenti più o meno e basta di stare lontano da Dio. Se sei lontano da Dio, hai messo Dio fuori dalla tua porta, dalla tua casa, dalla tua vita, fallo entrare di nuovo. Se sei credente, smetti con queste scuse. Ah, è troppo lontano venire in chiesa. Guarda adesso che necessità che abbiamo di stare insieme, di pregare. Quanto ci manca la lode, quanto ci manca stare insieme. Ah, perché questo, ah, perché quell'altro. Smetti con le scuse e decidi di essere un credente vero, o dentro o fuori, o tutto o niente. È così. L'amore non è mai a metà. La Bibbia dice, primo comandamento, ascolta, ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutto te stesso. A Dio non piace essere amato a metà, come a te non piace essere amato a metà. Amen. Quindi analizziamo adesso. Intanto vediamo le cose che successe, i tre punti. Davide era fuori dalla volontà di Dio perché doveva essere andato in guerra e non è andato in guerra.
Davide ha fatto ciò che Dio condannava e lui sapeva che Dio aveva fatto ciò che Dio condannava. Davide ha architettato tutto per coprire il suo peccato in un modo umano, senza chiedere perdono a Dio. Ecco, queste tre cose insieme, senza pentimento, dice la parola di Dio, non c'è perdono. Amen. Allora, vediamo, Salmo 51,3 dice così: poiché conosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Allora, anche se Davide aveva nascosto tutto, lui dirà poi, anche in un salmo che vedremo più tardi, finché ho taciuto il mio peccato, anche le mie ossa si corrompevano. Quindi lui, quando andava a letto, qua dice: io conosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a te. Voi non immaginate che quando è morto Uria, lui ha detto: perché quando tu conosci Dio, Dio non dà pace alla tua coscienza, perché lui ti parla e ti dice non va bene, lo Spirito Santo continua a dirti che qualcosa che non va bene. Se tu ascolti la voce di Dio e chiedi perdono a lui, tu sarai subito liberato. Ma se invece non chiedi perdono a Dio e non ti ravvedi, che vuol dire cambiare rotta, tu continui a stare male. Ci sono tante persone che, perché hanno offeso addirittura la loro coscienza, facendo cose contrarie ai loro principi, a quelli che dovevano fare, iniziano a entrare in una specie di tristezza e anche addirittura finiscono alcuni anche per arrivare alla depressione, di essere sempre contro tutto quello che sono i loro principi, contro la struttura morale che c'è dentro ogni uomo. E dentro ogni uomo, bene o male, c'è una struttura morale, solo che uno fa finta che non esista e chiudi gli occhi pensando tanto non vedi nessuno. È per questo che quando tu torni a Gesù, che cosa succede? Hai chiuso gli occhi, hai fatto un sacco di cose sbagliate, magari hai fatto rapine, che ne so, hai fatto delle robe assurde, anche non voglio entrare nel merito delle cose peggiori, e sembra che tu non stai vedendo, sembra che tu hai coperto, ma non pensare che stai bene. Io ho parlato una volta con un uomo, oggi non c'è più, che era un bandito, e lui ha detto: non pensare che stai bene, soprattutto all'inizio stai malissimo, sai che è tutto sbagliato. Poi la tua coscienza inizia ad essere cicatrizzata, ma quando tu conosci Gesù e lui ti dà uno spirito di rivelazione e di sapienza, Dio toglie il velo dai tuoi occhi e tu dici: oddio, questo sono io. C'è gente che piange quando conosce Gesù per mesi. Io mi ricordo una volta che parlavo con un uomo, un architetto, e lui diceva: Noria, per 2 anni ha pianto. E dicevo: ma piange ancora? E lui diceva: io piango per quel mondo, per quella persona che ero, come ho potuto non vedere? Perché quando tu sei nella fede, i tuoi occhi sono aperti e tu inizi a vedere quello che prima avevi taciuto, coperto, ma sapevi che era sbagliato. Quando tu ti avvicini a Dio, è come una persona che è lontana dalla luce. Quando si avvicina alla luce, lei vede il suo volto, vede addirittura, quanto più vicino alla luce sei, più dettagli della faccia, le donne lo sanno, vede dei dettagli della tua faccia che non vedi nessuno. Dei puntini, quanto più sei nella luce, più chiara è la tua condizione. Ecco che perché il pentimento arriva quando arriva Dio nella nostra vita. Allora, analizziamo il testo. Leggiamo il Salmo 51 dall'1 al 17 insieme. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché conosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro di te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli, irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con l'issoppo e io sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Vedete, lui diceva: io voglio ancora gioire, perché vuol dire che stava male. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza
presenza, non togliermi il tuo Spirito Santo, rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, a Dio, della mia salvezza e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti ti offrirei, né gradisci olocausti. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e un cuore umiliato. Qua Davide ci ha dato un principio. A Dio non interessa che per il peccato tu vada a fare la novena, pregare 9 volte, camminare sopra non so cosa, vado nel santuario a pagare, vado a accendere la candela. Sto parlando alle persone che non sono ancora credenti o che pensano di essere. Non è questo. Non basta nemmeno che fai un'offerta ai poveri. A Dio non interessa questo atto riparativo. Lui sta dicendo, quello che Dio vuole, Signore, quello che tu vuoi, un sacrificio gradito, è uno spirito afflitto. Dio vuole pentimento, vuole che tu sia dispiaciuto. E dice, che amo questo passaggio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. La parola umiliato viene dalla parola humus, che vuol dire terra. Non disprezzi un cuore che è a terra. A Dio piace quando sei completamente dispiaciuto ed è lo Spirito Santo. In quel momento lo Spirito Santo, che non ha usato il profeta Nathan per parlare, perché gli ha rivelato qualcosa con un dono di rivelazione e Nathan ha parlato per la bocca di Dio. Però Dio può parlare anche attraverso lo Spirito Santo, attraverso altre persone. Io conosco alcune persone, un predicatore tra l'altro in Sud America, che diceva, io sono tornato a casa e c'era un programma televisivo all'1 del mattino dove il tipo è uscito con la mano della TV e ha detto, tu basta di fare questa vita, cambia storia. Dio userà un modo per toccare i nostri cuori e quando lo Spirito Santo ci convince, quando Dio toglie quel velo che ti fa sentire giusto, che ti fa sentire che va tutto bene, anche se faccio di ogni, allora lì è il momento di un cuore abbattuto, un cuore umiliato, una persona che è a terra. Addirittura alcune volte quando la persona si umilia gli piace proprio mettersi a terra, quasi questo senso di mi identifico con questa cosa, mi inginocchio, piego la mia faccia e chiedo perdono a Dio. E quindi Davide inizia a cantare questo e vediamo, analizziamo un po' il testo. Numero uno, cosa dobbiamo fare per essere pentiti e avere la restaurazione del nostro cuore? Perché l'obiettivo del pentimento non è solo che tu rimanga là per terra e dire ho sbagliato tutto, mi dispiace. No. L'obiettivo di questo cuore abbattuto e afflitto è che Dio purifichi il tuo cuore, ti faccia vedere, ti perdoni perché in Cristo noi abbiamo il perdono e ti rialzi perché tu sia una nuova persona. Dio cosa ha fatto con Davide? L'ha corretto attraverso il profeta, lui si è pentito, si è dispiaciuto, ma si è rialzato. Amen. E guarda cosa dice. Vediamo il Salmo 51,4 dice, ho peccato contro di te, primo punto, ammettere i propri errori. Dite con me, io devo ammettere il mio errore. Ho peccato contro di te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli, irreprensibile quando giudichi. Signore, ho peccato contro di te solo. Allora vediamo se davvero Davide ha peccato solo contro Dio. Davide ha peccato contro Bathsheba perché l'ha mandata a venire e lei non poteva neanche dire di no. Magari al momento poteva dire non voglio stare con te, questo non lo sappiamo, però è andata. Ha peccato contro Uria perché in realtà l'ha ucciso. Ha peccato contro i soldati perché molti soldati sono morti quando loro si sono avvicinati troppo alla città. Ha peccato contro il Dio di Israele perché loro hanno praticamente perso la battaglia. Quindi ha peccato contro la sua nazione, ha peccato contro una donna, ha ucciso un uomo, ha peccato contro tante persone, contro tanti soldati sono morti per colpa sua, ma lui ha identificato il peccato con
Signore, qualsiasi cosa io faccia agli altri, è a te che faccio. Gesù ha detto, anche un bicchiere d'acqua dato a uno dei miei discepoli, è a me che state facendo. E il principio vale anche al contrario. Quando tu fai del male a qualcuno, quando la tua lingua, tu dici, ma io non ho ucciso nessuno. Quando la tua lingua uccide qualcuno, quando tu parli male di qualcuno, quando tu distruggi la vita di una persona, quando tu fai delle scelte che portano scompiglio in casa tua, come possono essere tradimenti, separazioni, ubriachezze, droghe, tutte cose che portano conseguenza ai tuoi figli. Devi ricordarti che tu stai facendo questo ed stai dispiacendo non solo quella persona, non ci sono solo i risultati nella vita di quelle persone, ma stai dispiacendo Dio stesso. Amen. Stai facendo del male al cuore di Dio. Guardate il figlio del prodigo, Luca 15:21. Anche lui è riconosciuto. È tornato dal padre e ha detto, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Ha compreso che rompendo i principi di Dio, perché era andato con le prostitute, aveva fatto dionni, ha detto ho peccato contro il cielo e ho peccato anche contro di te, perché tu mi hai insegnato delle cose, mi hai dato la mia eredità, io ho fatto tutto il contrario di tutto quello che tu padre mi avevi detto. Però lui ha riconosciuto che peccando contro il padre, perché ha sparpagliato i soldi del padre, peccando contro le persone con le quali era andato a letto, con le quali aveva fatto, disfatto, distrutto, ha capito che stava facendo male al cuore di Dio, che stava andando contro i principi di Dio stesso. La prima cosa è smettere di dare colpa agli altri. Ah sì, no, peccato per... Quindi riconosci la tua colpa, riconosci dov'è che hai sbagliato e dice Dio mi dispiace che abbia fatto del male a me, perché c'è gente che fa male anche a se stessa. No? Si taglia, si fa, si distrugge, entri in processi di bulimia, di anoressia, tutte cose che è vero che ci sono dei problemi dietro, ma tutto questo sono mali che stai facendo al Tempio dello Spirito Santo. Anche solo fumare e fare male al Tempio dello Spirito Santo, anche solo distruggersi mangiando delle porcate e fare male al Tempio dello Spirito Santo. Signore, ti chiedo perdono. Prima cosa, ammetti il tuo errore. Seconda cosa, riconosci la natura dell'errore e chiama le cose per nome, chiama il peccato con il suo nome. Ho una debolezza con le donne. No, tu pecchi. Ho una debolezza con il cellulare, con le reti sociali, non riesco a staccarmi. No, è peccato. Ho una debolezza perché gioco. No, è sbagliato. Stai facendo del male a te, alla tua casa, alla tua famiglia. Devi sradicarti da questa cosa, smetti di dare delle scuse, perché le scuse non ti faranno mai cambiare strada. Le scuse, il pentimento e la grazia di Dio sono quelli che ti rialzeranno. E guardate, quindi la prima cosa, la seconda cosa è chiama l'errore con il suo nome. Andiamo in Salmo 51 dal 2 al 4, dice lavami dalla mia iniquità, purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me, ho peccato contro di te, contro te solo, ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi, perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudica. Davide riconosce, guardate cosa dice la parola, dice iniquità o misfatti, dipende dalla tua traduzione, vieni tradotto così. E guardate, incominciamo, cos'è vuol dire un misfatto? Misfatti vuol dire è un atto di ribellione, vuol dire delitto grave, azione scellerata. Ho una traduzione che dice Signore lavami dai miei misfatti, purificami dalla mia iniquità perché io riconosco i miei peccati. Quindi guarda, misfatti vuol dire delitto grave, azione scellerata. Lui sta dicendo Dio ho sbagliato davvero. Poi iniquità vuol dire mancanza di equità, ingiustizia. Dio ho fatto delle ingiustizie, ho fatto qualcosa che era brutto. Guarda la parola peccato, ebracta,
sbagliare il bersaglio, essere fuori dalla volontà di Dio, non fare ciò che Dio desidera, essere nel luogo sbagliato, fare le cose senza consultare Dio, avere una morale fuori dal parametro biblico, non pensare ciò che Dio vuole che tu pensi. Magari tu dici, ok, un delitto grave forse non l'ho fatto. Ma iniquità, non fare giustizia, quante volte noi abbiamo avuto una bilancia sbagliata nei confronti delle persone, di noi stessi, di Dio stesso. O proprio qui, non accertare l'obiettivo, guarda, essere fuori dalla volontà di Dio. Qual era la volontà di Dio per Davide? Che Davide andasse in guerra con tutto il re. La prima cosa, era fuori dalla volontà di Dio. Qual era la volontà di Dio per lui? Che lui fosse in lotta. Cos'è che stava facendo lui? Stava cercando il piacere. Solo non essere andato ha già aperto un buco nel mondo spirituale. Quando noi siamo in peccato, cioè fuori da quello che Dio ha per noi, noi siamo deboli e il diavolo è pronto a colpirci. Voglio farti questa domanda. Qual è l'uomo più forte? Qual è stato l'uomo più forte della terra? Era stato Sansone. Qual era la forza di Sansone? Non erano i suoi capelli, era la sua consacrazione. Tu sarai forte quando sarai consacrato. Vuoi vedere il diavolo che non ha appiglio contro di te? Quando tu sei consacrato. Il diavolo non ha piglio. C'è gente che dice, io non so perché sto per questo. A volte noi abbiamo dei buchi, delle brecce che diamo quando ci stacchiamo dalla volontà di Dio e il diavolo inizia a colpirci, perché quando noi siamo in peccato, noi siamo deboli. Ah, ma Gesù ha già lavato i miei peccati. Sì, sì, ma ogni volta devi chiedere perdono. Ogni volta noi andiamo da Lui e preghiamo. È come per la malattia. Gesù è già morto per le mie iniquità, per le mie lividure, per le sue lividure sono guarito, però quando ti ammali ogni volta vai da Lui, ogni volta vai a chiedere, e il perdono è uguale, è una dipendenza continua da Dio. Lui ci ha già perdonato le nostre colpe, i nostri peccati, ma Dio vuole che ogni volta noi possiamo ammettere, confessare vuol dire concordare con Dio che questo è sbagliato e tornare a Lui. Se non fosse così, Giovanni non avrebbe scritto che quando noi sbagliamo noi abbiamo un avvocato presso il Padre. E noi possiamo chiedere perdono a Lui che è lì per giudicarci, ok? Allora, vediamo di nuovo. Quindi, peccato, essere fuori dalla volontà di Dio. Non fare ciò che Dio desidera. Magari il Signore mi dice, guarda, vorrei che tu mi servissi in questo modo. E tu non lo fai. Anche solo questo vuol dire uscire dalla volontà di Dio. Essere nel luogo sbagliato. Fare cose senza consultare Dio. Sì, sì, mi hanno dato questo nuovo lavoro, non ho consultato né Dio, né famiglia, né il pastore, nessuno. Io semplicemente ho preso tutto, ho fatto le valigie e sono andato in un'altra nazione, sono andato in un'altra città e sono andato in un altro luogo senza chiedere alle persone che erano in autorità, senza chiedere a nessuno. Era un'opportunità, siamo andati. E lì poi tu inizi a vedere che non funziona una. Funzionerà solo quando la persona tornerà nel luogo dove doveva essere, che è quello che è successo, se vi ricordate, con Elia. Elia era fuori dalla volontà di Dio, perché Elia doveva essere lì a profetizzare, invece Elia va lontano, va nella sua caverna. E sapete cosa gli dice Dio dopo che Dio tratta con Elia, che lui esce dalla caverna? Gli dice, bene, adesso torna. Da dove sei uscito e vai a fare quello che dovevi fare. Cioè, dopo tutto quel percorso, tutto quel tempo, lui semplicemente ha dovuto tornare dove era, perché di nuovo le cose funzionassero nella sua vita. Ha dovuto riconoscere che era sbagliato essere lì. Avere una morale fuori dal parametro biblico. Non pensare ciò che Dio vuole che tu pensi. Anche questo vieni tenuto come peccato, sbagliare il bersaglio, avete presente? Tu sei nato per fare una cosa, la freccia deve andare lì e tu la butti di lì. E quando fai questo, porti squilibrio nella tua vita. Pastore, ma il peccato, a Dio non ne frega niente del tuo peccato. Non cambia la vita di Dio, Lui non diventa né più cattivo né più buono perché tu hai peccato. Il peccato cambia solo ed esclusivamente la tua vita, il tuo futuro, la tua famiglia, la tua storia. Per questo Dio ha
creato dei principi, dove lui dice: io ti ho creato, è come il manuale delle istruzioni. Se tu compri una TV e nella TV dice non fare così perché rompi la TV, se tu fai quello, tu hai rotto la TV, la colpa non è di chi ti ha creato, la colpa è tua che sei uscita fuori dal manuale. La stessa cosa nella Bibbia, Dio ci ha lasciato dei principi dicendo: se tu fai certe cose, rompi la tua psiche. Perché le persone arrivano ad avere crisi di panico, problemi, cose? Perché hanno rotto dei principi durante la loro vita, o loro, i loro genitori, e rompendo tanti principi noi abbiamo rotto il cuore delle persone, o abbiamo rotto da soli o qualcuno ha rotto, comunque iniziamo poi a non funzionare bene come dobbiamo funzionare, cioè stare bene, avere buona salute, poter avere una mente sana, libera, coraggio, fede. Tutto questo vieni quando sei consacrato. Quindi se vuoi essere una persona forte, sii una persona consacrata e separata per Dio, come lo era Sansone, e vedrai che la forza sarà sempre su di te. Questo vuol dire che non posso sbagliare mai? No. Ogni volta che sbaglierai avrai sempre l'amore di Dio che ti raccogli, ma devi ammettere che hai sbagliato e devi cambiare strada. Amen. Numero 3. Indipendentemente dalla natura del peccato, noi stiamo andando contro Dio. Guardiamo il Salmo 51,4, dice: ho peccato contro di te solo, ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi. Quindi noi dobbiamo riconoscere, qua vuol dire smettere di dare scuse, smettere di avere delle scuse. Dico me, voglio, devo smettere di avere delle scuse, assolutamente smettere di scusarmi sempre, di dire ho fatto perché Pinco Palo ha fatto. Signore, ho peccato perché la donna era nuda lì, cosa vuoi che faccia? Sono un uomo, la carne è debole, devi smettere, devi riconoscere la natura del peccato, cioè non devi continuare a mettere io sono un uomo che vivo nel peccato, non devi continuare a mettere questo peso sulle altre persone, perché noi abbiamo nella Bibbia anche qualcuno che è stato per tanto tempo, non una notte, davanti a una donna che lo voleva, Giuseppe. Quella donna lo insidiava, voleva stare con lui a tutti i costi e il marito non sarebbe mai venuto a sapere, avrebbe avuto una storia con Giuseppe e mai nessuno probabilmente sarebbe venuto a sapere, forse Giuseppe diventava chissà cosa. Però Giuseppe sapeva che Dio era lì e che lo guardava e Giuseppe ha deciso che non voleva, dite com'è, ha deciso che non voleva vivere una vita in questo modo. Amen. Giuseppe ha deciso che non voleva, ha detto no, piuttosto vado in prigione e ha pagato un caro prezzo, piuttosto vengo trattato male, piuttosto vengo sbugiardato, piuttosto vivo l'ingiustizia, ma io non peccherò contro Dio. E Dio ha innalzato Giuseppe perché lui ha detto di no. Quindi, ma la tentazione, la Bibbia dice non esiste una tentazione più grande delle tue forze, guardami qua, non esiste una tentazione più grande delle tue forze. Amen. Non esiste, non può esistere. Il che vuol dire che tu hai la forza per uscire da ogni tentazione che si presenta davanti a te. Perché Dio non ha permesso che ci fosse una tentazione più grande di te. Quindi noi possiamo dire di no. Poi magari non vogliamo. Poi magari siamo deboli. Perché? Perché abbiamo fortificato di più la carne dello spirito, abbiamo passato ore su internet, non preghiamo, non leggiamo la Bibbia, non cerchiamo Dio, non ascoltiamo prediche, non lodiamo, quindi è ovvio che tu dici la mia carne diventa più debole, fortificati nello spirito, ma anche lì non esiste una tentazione sulla quale tu non possa uscire, è solo una questione di camminare per lo spirito, per avere una volontà forte, amen, ricordandoci sempre che non è colpa degli altri, dite insieme a me, non è colpa degli altri, qualsiasi cosa. Quindi il primo passo, io ammetto i miei errori, prendo le mie responsabilità. Il mio secondo passo, io riconosco la natura dei miei errori e chiamo le cose per nome, chiamo il peccato peccato e non debolezza.
E poi noi abbiamo detto che il terzo passo, che è in Salmo 51, 4, dice: ho peccato contro di te, contro te solo, ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi, cioè io sbaglio contro Dio e non contro nessun altro. Poi, il numero 4, riconoscere che non abbiamo nessun diritto davanti a Dio, cioè non arrivare con una lista di cose buone, ma riconosci quello che Dio ha fatto nella sua parola. Riconosci che noi non abbiamo nessun diritto davanti a Dio. Salmo 4b, la seconda parte dice: perché sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Non siamo là: sì signore, è vero, ho sbagliato tutto, ma io sono nella lode ogni domenica, è vero Dio, io ho sbagliato tutto, però tu sai che io sono una brava persona, ho sbagliato tutto, però tu sai che io però non, insomma, sono bravo a casa, potrei tradire, fare. Riconosci quando Dio dice che stai sbagliando: Dio, ho sbagliato, punto e basta. Se c'è una cosa che è fastidiosa, anche umanamente, è quando tu correggi qualcuno, a me è già capitato, di andare da una persona e dire: guarda, volevo dirti che questa cosa è sbagliato. Due cose sono fastidiose. Prima, le persone che dicono: ah, ma tu non mi dici mai le cose buone che faccio, mi dici solo le cose brutte. Allora, c'è un tempo per ogni cosa. Se in quel momento è il momento dove ti sto correggendo, è inutile dire: ma io faccio anche cose belle, perché sicuramente lo sappiamo che fai anche cose belle, ma questo è un momento di correzione. E quindi questo è un girare quello che stai facendo e portare l'attenzione della gente da un'altra parte. E noi facciamo questo con Dio: Signore, è vero, ho sbagliato tutto, però io ho fatto questo. Due cose facciamo: per colpa di questo, oppure: Signore, ho sbagliato tutto, però io sono una brava persona, solo faccio questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. Non è il momento. In quel momento Dio vuole solo che tu ti penta, che tu dica: ho sbagliato. È la stessa cosa con un genitore, con un pastore, con chiunque, con un marito, ma una moglie che magari ti va a dire: tesoro, magari questo hai sbagliato. Ecco, invece ho cucinato bene e non l'hai detto. Non è il momento, non è il momento, no? L'altra cosa fastidiosa è quando tu inizi a correggere una persona e quella persona, invece di ascoltare e dire: ok, abbassare la testa e dire: mediterò, vedrò se ho sbagliato, migliorerò, aiutatemi. È in quel momento la persona incominciare a dire quello che tu hai sbagliato. E la domanda è: perché non sei venuto prima e non hai preso tu un appuntamento con me per dire: guarda, ci sono rimasto male perché hai sbagliato questo con me? Non puoi usare il momento dove io ho deciso di parlare a te per buttarmi addosso tutto quello che non hai mai detto. Perché questa è un'altra arma di difesa per deviare l'attenzione di quello che è il punto, cioè il tuo sbaglio. E quindi a volte probabilmente ti è già capitato nelle relazioni umane dove magari dici: sai, perché questo bicchiere non è messo qui. Ah, beh, anche tu non metti il bicchiere qui. Anzi, l'altra volta non hai messo neanche il telefono, io ho visto. Non è il momento. Non è il momento. Amen. E quando noi siamo davanti a Dio, che non è neanche un uomo, e noi sappiamo il Signore ci sta dicendo: hai sbagliato in questo, non è il momento per mettere le tue opere davanti a Dio. A Lui non interessa, Lui sa molto bene quello che hai fatto di bene, ma in quel momento non gli interessa. In quel momento Lui vuole un cuore umiliato e un cuore che è il tuo. Guarda cosa dice Matteo 7 dal 21 al 23: non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo opere potente? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Quindi, mentre il Signore lo sta correggendo, cosa inizia a dire? Dio, abbiamo cacciato via demoni nel tuo nome. È vero che abbiamo sbagliato, ma guarda, non è il momento. Dio è un Dio giusto, tutto è sulla bilancia, ovvio. Lui non è iniquo, Lui è equo.
Però in quel momento è il momento di dire: Dio, perdonami, ho sbagliato tutto, io non voglio vivere in questo modo. Noi non siamo alla presenza di Dio per ciò che facciamo, ma per ciò che siamo. A Lui più di quello che tu faccia. Interessa chi tu sei, il tuo cuore. A Dio non interessava se Davide era re, a Dio interessava Davide, uomo, in quel momento. Amen. Un vero pentito chiede perdono, non si giustifica. Amen. Guardate questa storia del fariseo e del pubblicano in Luca, al capitolo 18, dal 9 al 3. Guarda cosa dice, che interessante. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io sono come gli altri uomini, non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza, non osava neppure alzare gli occhi, ma si batteva il petto dicendo: «Dio, abbi pietà di me, io sono un peccatore». Se riconoscete questa storia, sapete come è andata a finire. A Dio non è interessato quello che è venuto con le sue opere, perché lui aveva sbagliato anche lui, ma davanti a Dio ha detto: «Signore, guarda le mie opere, do le decime e vengo in chiesa, digiuno, quando c'è il digiuno io ci sono, faccio tutto giusto e giudico anche gli altri che sono lì. Mentre sto facendo tutto giusto, io non sono mica come gli altri, sono meglio degli altri». E stava già peccando di orgoglio davanti a Dio, invece di andare davanti a Dio dicendo: «Signore, io proprio perché faccio le cose belle, a volte mi inorgoglisco perché faccio tutto bene, a volte penso di essere meglio degli altri, a volte entro in competizione con gli altri perché penso di essere meglio, di fare le cose migliore. Signore, abbi misericordia di me». No? Era là che si paragonava davanti a Dio dicendo: guarda quante cose meravigliose so fare. L'altro era lì che non aveva neanche il coraggio di avvicinarsi al tempio. Dio, ti prego, abbi misericordia di me. Gesù dice che chi è andato a casa giustificato è quello che ha detto: Dio, abbi misericordia di me. Abbi misericordia di me. Amen. Punto numero 5. Riconoscere che la nostra natura è peccaminosa e ha necessità del perdono di Dio. Nel Salmo 51, dal 5 all'8, dice così: «Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri la verità, che la verità mi risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore, purificami con l'issoppo e io sarò puro, lavami, sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia ed esulteranno quelle osse che hai spezzate». In questo momento lui dice: «Signore, io so che sono nato nel peccato, mia madre mi ha concepito nell'iniquità». Questa è una parte importante. Noi non siamo peccatori perché pecchiamo, noi pecchiamo perché siamo peccatori. Diciamo di nuovo: noi non siamo peccatori perché pecchiamo, noi pecchiamo perché siamo peccatori. Cioè, se io nasco con una natura di peccato, è ovvio che io finirò per fare le opere del peccato, cioè sbagliare tutto. Se invece io sarò rinato in Cristo Gesù, cioè la mia natura, quando io accetto Gesù Cristo e la sua morte sulla croce, la mia natura peccaminosa viene cambiata e c'è la natura di Dio dentro di me. Ecco perché prima sbagliavo tutto e oggi riesco anche a non sbagliare. Non io, noi rigenerati. Ma sbagliamo ancora? Sì, quando sbagliamo, noi abbiamo lo Spirito Santo che ci dice: ti è mai capitato che dice una parola fuori posto? Dice: hai risposto male a una persona che dovevi rispettare. Non c'è neanche bisogno che ti dica nessuno. Se tu sei vicino a Dio, la tua coscienza è molto attenta a quello che succede e tu aggiusterai e chiederai perdono a Dio. Ma ti vieni strappata questa radice che anche quando vuoi fare il bene fai il male, e quando hai la natura peccaminosa
nel peccato mi ha concepito mia madre, cioè sono già nata peccaminosa. Guardate un bambino quanto è egoista, appena è piccolo il bambino cosa inizia a dire? È mio. Prova a dare dei giocattoli ai bambini e dire: amore, dai che hai 3 bambole, dividi una con la tua amichetta che è venuta a trovarci. No, perché il bambino non ha filtro, nasce nel peccato. Tutti noi siamo così. Quando Gesù ci rigenera, noi abbiamo scelta. Mentre prima siamo schiavi, dice Paolo, del peccato nel capitolo 7 della lettera ai Romani, io voglio fare il bene, finisco per fare il male. Lui dirà poi invece che il peccato non ha dominio sulla persona che ha lo Spirito Santo. Un conto è essere schiavo, io anche se voglio fare il bene finisco per fare il male. Un conto è non essere schiavo, io inizio ad avere la scelta tra fare il bene e il male, tra cadere in tentazione e non, perché avrò la forza di Dio e sono libero per scegliere. Amen. Prima non ero libero, adesso sono libero. E se sbaglio, o Dio, lo Spirito Santo che potrà aiutarmi ad aggiustare questo. Punto numero 6. Riconoscere la sua misericordia. No, prima di entrare nel punto numero 6, quello che lui sta dicendo è che noi non troviamo riposo nella nostra anima quando stiamo facendo qualcosa di sbagliato. Quello che lui diceva là anche nel Salmo 51 è che di notte stava male. Nel 132 lui dice: io non trovo riposo finché non faccio. Lui doveva trovare un luogo per l'arca del Signore. Non trovo riposo. C'è qualcosa che non sta funzionando. C'è qualcosa che mi fa del male. Quando c'è questo dentro di te è perché non sei a posto. Quando noi siamo a posto con Dio, il nostro cuore è libero. Amen. Il nostro cuore è completamente libero. Andiamo al punto 6, da dove ci eravamo fermati. Riconoscere la sua misericordia in Gesù e chiedere di essere perdonati attraverso la sua grazia. Prima Giovanni 1, dall'8 al 10. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se, dite con me, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi tutti noi nasciamo nel peccato, nessuno può dire non è così, perché stiamo dicendo che allora Dio è bugiardo. Guarda cosa dice Romani invece 3, apriteli Romani 3, 23-26. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Qua entriamo nella parte meravigliosa. Tutti abbiamo peccato, ma per l'amore di Dio, per la grazia di Dio, noi siamo giustificati. Lui copre il peccato mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Cristo. Quindi questo punto è riconoscere che Dio, anche se io sono un peccatore e voglio dire che io nasco nel peccato, io voglio riconoscere che Dio attraverso Gesù Cristo, da solo non potevo andare alla sua presenza, mi ha dato grazia. Gesù è la grazia di Dio stesa su di noi. Gesù è la grazia di Dio verso di noi. Gesù è la grazia di Dio che ci raggiunge. È quello che dice la Bibbia, che prendi su di sé tutte le tue colpe, tutti i tuoi peccati e li cancella il documento che era contro di te, vieni cancellato, annullato. Per questo noi oggi possiamo chiedere perdono a Lui, e perché Lui è morto sulla croce per pagare i tuoi peccati, tu puoi essere libero. Una volta ho fatto una specie di scatola e ho detto a tutte le persone della chiesa di mettere dentro questa scatola tutte le cose più brutte del mondo, e loro hanno messo, non lo so, la pedofilia, la morte, le guerre, le malattie, tutto. E poi ho detto: cosa avresti fatto con questa scatola? E tutti hanno detto: distrutto. E io ho preso un bastone e ho incominciato a picchiare questa scatola, a picchiare. Noi eravamo felici di picchiare quella scatola, perché dentro c'erano colpe, peccato. Se noi potessimo mettere
tutta la roba brutta del mondo in una scatola, cosa avremmo fatto? Avremmo distrutto questa scatola. Ed è questo che dice Isaia 53, dice a Dio, verso 10, a Dio è piaciuto prostrarlo con dolore. Gesù sulla croce, tutto quello che ha sofferto, non ti sei mai domandato, ma perché la croce? Perché tutto questo sangue? Perché è stato flagellato? Perché è stato crocifisso? Che cosa orribile? Perché? Io ti voglio dire il perché. Perché in quel corpo c'era tutta la tua iniquità, lì c'era tutto quello che è orribile nel mondo, lì c'era tutta la mia iniquità, la tua iniquità. E la Bibbia dice a Dio è piaciuto distruggere il corpo del peccato, ha messo su Gesù tutto il male del mondo, perché sennò Dio avrebbe distrutto il mondo, così non ci avrebbe dato misericordia di continuare a vivere e chiedere perdono. Distruggendo il corpo del peccato, Gesù dice: Padre, vado io, farò io da scatola. L'ira di Dio è andata su di lui, che non era l'ira contro Gesù, ma era l'ira contro il peccato che lui rappresentava, perché potessimo avere pace con Dio. E attraverso di lui noi oggi abbiamo pace con Dio. E in qualsiasi momento noi sbagliamo, noi possiamo correre da lui. Adesso noi pregheremo tra un po' e correremo da lui per dire scusa, ci vogliamo migliorare. E lui stende la sua grazia perché l'ha già stesa 2000 anni fa. Amen. È meraviglioso. Quindi, numero 6, riconoscere la sua misericordia. Guardate Davide, Salmo 51, dall'8 al 12. Fammi di nuovo udire canti di letizia e gioia, ed esulteranno quelle ossa che mi hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella le mie colpe, oh Dio. Crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliere il tuo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e lo spirito volenteroso lo sostenga. In questo momento Davide dice: Signore, io voglio stare bene. Signore, sono stanco di passare le notti nel mio letto e soffrire. Signore, voglio uscire da qua, fammi ascoltare ancora canti di gioia. Io voglio assolutamente fare qualcosa di diverso. Io voglio tornare ad essere l'uomo che io sono stato. Io voglio tornare ad essere. Guarda cosa dice Davide nel Salmo 32, dice: beato l'uomo a cui trasgressione è stata perdonata, a cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, era questo, non era il 132, era qua, però anche nel 132 lui era dispiaciuto per non aver fatto la volontà di Dio. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano. Tra i miei lamenti che facevo tutto il giorno. Vedete, quello che devi fare è confessare. Confessare e aspettare la misericordia di Dio. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano, i miei lamenti, facevo lamenti tutto il giorno, perché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore si inaridiva, perdeva forza, davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato la mia iniquità e il mio peccato, perciò ogni uomo pio ti invochi e possa essere trovato, qualora straripino di grandi acque, per certo non giudicheranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, la mia, e tu mi proteggerai nell'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione e io istruirò e ti insegnerò la via per la quale camminerà, ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo, come il mulo, dice il Signore qua, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con un morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subisce l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia, per questo rallegratevi, esultate, gioite, eccetera. Qua Davide sta dicendo, finché io ho taciuto era così difficile, sono stato così male, ma quando io ho chiesto perdono a Dio, e poi lui entra qua e dice, Signore,
io adesso, fammi tornare, fammi essere l'uomo che io ero. E Davide dice, finché ho taciuto non riuscivo ad essere quell'uomo. Finché tu non confessi il tuo peccato, non sarai la miglior persona e la miglior versione di te stessa. E dice, non respingermi, ti prego. E qua dice, io voglio stare nella tua presenza. Aiutami, dammi un cuore puro, uno spirito saldo. Qua lui dice, non toglimi lo Spirito Santo. Nell'Antico Testamento lo Spirito Santo poteva essere tolto quando sbagliavi. Ringraziando Dio, nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo non viene tolto da te. Tu hai lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo si rattrista in te quando tu stai sbagliando. Tu puoi rattristare la presenza di Dio che è dentro di te. Numero 7. Cambiare e insegnare gli altri a fare lo stesso. Quindi, dopo il mio processo di perdono e ravvedimento, dove riconosco le mie colpe, non do le colpe agli altri, riconosco che Dio è giusto e Lui sa quello che fa, riconosco che quando sbaglio solo a Lui io devo rispondere, dopo che io riconosco tutto questo e confesso il mio peccato e riconosco che sono nato nel peccato e ho bisogno di Gesù per uscire da questa condizione, allora io arrivo nel processo di, dopo che ho confessato e chiedo a Dio di ristabilirmi, di dire Signore, dopo io ristabilirò gli altri. Quindi cambiare e insegnare agli altri a fare lo stesso. Salmo 51 dal 10 al 13 dice, Dio creami un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito ben saldo, non respingermi dalla tua presenza, non togliermi del tuo spirito, rendimi la gioia della tua salvezza, uno spirito volenteroso mi sostenga, vuol dire dammi ancora voglia di fare le cose, insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Dopo che tu hai conosciuto Gesù, dopo che tu hai provato il perdono di Dio sulla tua vita, l'amore di Dio sulla vita di una persona che non meritava, allora tu passerai a insegnare ai colpevoli che Dio li può perdonare quando loro si pentono, che quando loro cambiano strada l'amore di Dio è su di loro e li insegnerai quello che Dio ti ha insegnato, che chiedendo perdono e cambiando vita, la nostra vita cambia e noi smetteremo di avere notti dove addirittura le nostre ossa si corrompono, dove non dormiamo e smetteremo, come dice anche il Salmo 132, di essere divagare finché non abbiamo fatto la volontà di Dio. Numero 8, la volontà di Dio quando sbagliamo è vedere un cuore umiliato e dispiaciuto, esattamente quello che abbiamo incominciato dicendo. Tu infatti non desideri sacrificio, altrimenti ti offrirei, né gradisci olocausti, sacrificio gradito a Dio, uno spirito afflitto che tu non disprezzi, un cuore abbattuto e umiliato. E voglio aggiungere un punto, che è il punto 9. Dopo che tu, è nuovo, dopo che tu hai fatto questo, non permettere al diavolo di continuare a condannarti per ciò che tu hai già chiesto perdono. Se tu hai chiesto perdono di una cosa e Dio ti ha perdonato, non permettere né al diavolo e né alle persone di metterti dito in faccia per qualcosa che hai già fatto. Facciamo che eri un ladro, hai chiesto perdono a Dio, ti sei convertito e sei tornato da Dio. Non permettere a nessuno che dica, ah, ma tu eri un ladro. A volte anche nelle coppie, ah, ma tu eri un drogato, ero Gesù, mi ha già perdonato, questo è il mio passato, io sono un uomo nuovo in Cristo Gesù e non ti permetto di togliere questo assolutamente fuori ancora, perché Dio mi ha già perdonato e Lui ha cancellato la tua colpa. Amen. Non permettere né che il diavolo usi la bocca delle persone per dire quello che eri. Quando tu hai chiesto perdono a Dio, quando tu sei venuto con un cuore umiliato davanti a Lui, sappi che dal momento che ti ha perdonato, tu sei perdonato. E la Bibbia dice che Dio ha solo un problema. Ma Dio ha un problema, sì. Un buon problema, Lui dimentica i tuoi peccati. La Bibbia dice che Lui non si ricorda più delle tue iniquità. Quando tu hai chiesto perdono a Dio, Dio non è che dice, sì, però 20 anni fa tu hai detto quella cosa. No, Dio ti ha perdonato, Dio ti ha perdonato. Non importa più quello che hai fatto 20 anni fa, 10 anni fa, non importa più quello che hai fatto ieri, non importa più quello che hai fatto questa mattina, se tu hai già chiesto perdono con il cuore. Però ricordati che non basta, qua Davide non dice solo scusami non lo farò mai più, scusami cambierò
rotta, guarda la donna adultera, vai e non peccare più. Guarda donna, nessuno ti condanna, io ti perdono, ma vai e cambia strada. Amen. Adesso io voglio invitarti ad essere in piedi là a casa tua per onorare il Signore un attimo. Poi puoi metterti in ginocchio mentre stiamo pregando, sederti, fare esattamente come desideri. E oggi, che è il giorno mondiale del pentimento, vorrei invitarti ad avere un cuore come il cuore di Davide. Può darsi che anche tu di notte ti giri a destra e a sinistra, perché sai che sei fuori dalla volontà di Dio. Può darsi che pur facendo cose buone, tu però stia facendo qualcosa di buono che Dio non ti ha chiesto di fare. Magari tu dici, no, io in questi giorni scriverò un libro. E però non ti stai sentendo bene con questa idea, perché stai dedicando tutto il tempo al libro e magari Dio ti dice, invece avrei voluto che tu stessi alla mia presenza. Oppure avrei voluto che tu dessi il tuo nome per essere un volontario con il sociale, con la Scelta di Gesù, che vanno in giro a portare i medicinali, il cibo per le persone che non possono. A volte essere fuori dalla volontà di Dio toglie la pace dai nostri cuori. Per questo voglio invitarti oggi a essere lì, a fare ciò che Dio vuole che tu faccia. Tu sei nato per fare la volontà di Dio. Il peccato ti portava via da questo, ma dobbiamo rientrare lì. Quindi voglio invitarti in questo momento adesso a prendere una posizione comoda, in piedi, in ginocchio, come vuoi, in una posizione dove tu possa per un attimo metterti alla presenza di Dio. Lo farò anch'io. E noi insieme, con un cuore come il cuore di Davide, che è un esempio di un cuore che piace a Dio, vogliamo fare la differenza, vogliamo dire Signore, scusami. Se tu sei credente, tu sai che lo Spirito Santo lavora dentro di te. Questo è un tempo di purificazione per la Chiesa di Gesù. Dopo noi pregheremo insieme che Dio abbia misericordia dell'Italia, perché la Bibbia dice, se il mio popolo, la mia Chiesa, si umilia e prega, io guarisco la loro nazione. Chiesa di Gesù, abbiamo bisogno di umiliarci e di chiedere perdono a Dio. Abbiamo bisogno di guarire la nostra nazione, incominciando noi. Chiediamo perdono a Dio per tutte le barriere che noi abbiamo messo, anche uno contro l'altro. Chiediamo perdono a Dio per le barriere tra le persone, per i giudizi. Ognuno sa qual è il suo peccato. Tanto di giorno e di notte, se non hai mai aggiustato con Dio, ti perseguita. Se hai già aggiustato, sei credente, sei in Gesù, aggiusta comunque la tua vita, metti a puntino il tuo tempo con Dio, il tuo devozionale, il tuo tempo con la parola di Dio, il tuo tempo di intercessione per la Chiesa, il tuo tempo di digiuno. Facciamolo insieme. Adoralo, parla con Lui. Signore, Tu mi conosci,
quando mi siedo, quando mi alzo, quando sono a casa, quando vado a letto, quando leggo le notizie. Tu mi conosci quando sono nei social. Tu sai dove va il mio tempo. Tu sai dove sto facendo e cosa sto facendo. Io non voglio essere fuori dalla tua volontà. Io non voglio essere una persona che fa cose, ma non fa quello che è giusto fare secondo te. Io vengo alla tua presenza oggi. Tu conosci il mio cuore. Io voglio aggiustarlo davanti a te. Io voglio smettere di dare delle scuse. Ah, ma io faccio questo, ma io faccio quell'altro. Abbi misericordia di me, oh mio Dio. Abbi misericordia di me, Signore. Come diceva Davide, di a Dio la mia colpa è davanti a me tutto il giorno. Mentre sono nel mio letto, mi giro di qua e di lì. O non trovo pace, come dice il Salmo 132. Non trovo pace se non faccio la tua volontà. E come dice Salmo 32, anche le mie ossa ne risentono. Tutto ne risente. Tutto il mio corpo ne risente quando io sono fuori dalla tua volontà. A volte noi ci ammaliamo per i rancori, per la mancanza di perdono. Adesso metti davanti a Dio, se tu devi perdonare qualcuno, questo è il momento buono per perdonare il Signore. Metti davanti a Dio le tue relazioni, i tuoi blocchi. Mentre mettiamo un po' di musica e adoriamo Dio insieme, magari la alzi un pochino. Se sei stato lontano da Lui, avevi messo Dio fuori dalla tua porta, se non hai una relazione con Lui da tanti anni, oggi è il momento di dire: Gesù, io dono la mia vita a te, ti chiedo perdono per il mio peccato di essere stato lontano, lontana da te, e oggi accetto il tuo sacrificio su quella croce per me, ecco la mia vita. Se invece sei già credente, metti la tua vita davanti a Dio, fai pulizia oggi. Dov'è che bisogna pulire? A volte stai facendo, anche adesso che sei a casa e dovresti avere tempo, tante cose, tranne avere un'ora con il Re, amarlo, adorarlo, cercarlo, leggere la sua parola. Stai facendo tante cose tranne chiamare tua madre e chiedergli perdono. Chiamare la tua famiglia che non vedi da tanto. Chiamare quella persona speciale per te. Aiutare quella persona che ha bisogno. Tagliare le cose sbagliate, le relazioni sbagliate della tua vita. Di Spirito Santo, lavami,
e sarò più bianco della neve. Lavami. Lavami oggi, Signore. Lava il mio cuore. Vai davanti a Dio con un cuore dispiaciuto. Digli, forse vorrei essere in grado di fare questo o quell'altro, ma fai come Davide. Signore, c'è debolezza forse in me e io la voglio chiamare con il suo nome. Il mio peccato è davanti a me giorno e notte. Aiutami, dammi la forza, fammi cantare ancora perché il mio cuore si è rattristato, fammi gioire ancora. Ci sono delle persone che devono perdonare se stessi adesso. Quanto male stai facendo a te? Altre persone che devono perdonare gli altri. E altre persone che ce l'hanno con Dio, anche se Lui non sbaglia mai. Ma sei arrabbiato con Lui perché magari, non lo so, hai perso qualcuno nella tua famiglia. O qualcosa non è andato come volevi. E c'è rabbia perché tu non capisci i piani di Dio. Aggiusta il tuo cuore, aggiusta la tua vita, aggiusta la tua coscienza oggi davanti al Signore. Oggi è un giorno mondiale di pentimento. Oggi è il giorno dove il popolo di Dio insieme gli dice: perdonaci, Signore. Una chiesa a volte ribelle, i misfatti sono ribellioni. Abbi misericordia di noi, oh Padre. Cercarlo, è tempo di tornare a Lui con tutto il cuore, è tempo di dire: Signore, io ti seguirò e non ti abbandonerò mai più. È tempo della presenza di Dio, è tempo di essere un credente vero, non solo per modo di dire. Abbi misericordia, Signore. Padre, io prego che ci sia uno spirito di pentimento sulla tua casa, sulla tua chiesa, sui tuoi figli. E adesso noi vogliamo alzarci tutti insieme a pregare per la nostra nazione. Dio, abbi misericordia dell'Italia in questo momento. Abbi misericordia dell'Italia, Signore. Ti abbiamo buttato fuori da tutte le scuole. Ti abbiamo buttato fuori da ogni istituzione. Addirittura le persone che dovrebbero custodire la tua parola in questa nazione hanno permesso che mettessero una statua nel Colosseo di un demone. Alcune persone nel governo che fanno patti con altre persone dentro la massoneria, che fanno patti con stregoni. Noi sappiamo che lì dentro il nostro governo c'è gente che va da cartomanti, stregoni, che fanno patti con persone che sono completamente fuori dalla tua volontà. Noi ci mettiamo oggi nella breccia per il nostro governo e ti chiediamo: Dio, abbi misericordia nel nome di Gesù di questa nazione, non far pagare a questa nazione quello che i nostri governanti hanno deciso, cercando di buttarti fuori, cercando di non permettere addirittura che celebriamo le feste cristiane in una nazione che è cristiana, in un'Europa che è cristiana. Abbi misericordia di questa nazione che è diventata umanista, che ha deciso che tu non esistevi e loro bastavano a loro stessi. Abbi misericordia di una nazione che ha cercato solo l'economia e si è dimenticata di tutto. Abbi misericordia di una nazione che è contro la famiglia, Dio, e che vuole distruggere i principi che tu hai creato. Abbi misericordia di una nazione perversa. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù.
Abbi misericordia, Signore, per i giusti che sono in Italia, per coloro che ti seguono, per coloro che ti onorano, per coloro che ti amano. Abbi misericordia dell'Italia, abbi misericordia della città di Bergamo, abbi misericordia del Veneto, abbi misericordia della Lombardia, dove sono così colpiti e dove c'è tanta economia e dove c'è tanto umanesimo in questa nazione. Abbi misericordia di ogni regione che non ti innalza come Dio. Signore, che in questo momento l'Italia possa aprire gli occhi. Noi ti preghiamo per un governo, Dio, che ti tema. Noi ti preghiamo di innalzare qualcuno che abbia un minimo di timore di te nel nome di Gesù. Abbi misericordia dell'Italia, Padre. Abbi misericordia delle nazioni che sono colpite con questo virus. Abbi misericordia di ognuno di noi. Abbi misericordia delle coppie che perdono tempo a giudicarsi uno l'altro invece di amarsi e di onorarsi a vicenda. Abbi misericordia della tua Chiesa che metti dei muri giudicando uno l'altro e l'operato uno dell'altro senza predicare la tua parola. Abbi misericordia, Padre. Abbi misericordia di questa nazione perversa. Nel nome di Gesù io non tacerò. E voglio dirti, diavolo, togli le tue mani dalla nazione italiana. Togli le tue mani, togli le tue mani, Signore, per i giusti che sono in questa nazione, nel nome di Gesù, per coloro che sono giusti. Tu hai detto che se ci fossero 10 giusti a Sodoma avresti avuto misericordia. Padre, questa è la nostra preghiera. Se il mio popolo si umilia e prega, noi siamo qua alla tua presenza, uniti in tutta l'Italia. Abbi misericordia di noi, Signore. Ci dispiace anche di, come Chiesa, di fare così di meno, di avere così poco coraggio nel predicare la tua parola, di condannare, giudicare. Abbi misericordia di noi che come credenti, invece di pregare per il nostro governo, lo critichiamo e basta. Abbi misericordia di noi, oh Padre amato. Innalza la tua Chiesa. Che ci sia un grande risveglio dopo questo caos nella nostra nazione. Che nel nome di Gesù ci sia un risveglio, che i cuori siano morbidi e che le persone comprendano che hanno bisogno del cielo. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Alleluia.